PAC, Patrizia Cavalli, poetessa o poeta. Mi sono. Non c'è notte che io non la pensi. E ogni qualvolta mi alzo per andare al bagno, per fare pipì, mi torna in mente una sua straordinaria poesia, che racconta appunto di questa percezione di sé e del tempo. Ma accanto ai suoi versi, che sono tutti pubblicati dall'editore Einaudi, nella Bianca di poesia, di recente Patrizia Cavalli ha donato a se stessa e ai suoi lettori, noi compresi, un libro in prosa. Titolo e di che si tratta? Il titolo è Compassi giapponesi. Parla più forte, perché c'è un Compassi giapponesi. E cosa racconta questo libro? Il libro non racconta niente, nel senso che sono alcuni racconti con una struttura narrativa, tra cui Compassi giapponesi, e poi una serie di piccole prose, diciamo. Ecco. Però qualcuno ha detto: noi la conoscevamo come poeta, ma adesso ci stupisce anche come prosatrice. Dico bene? Sì. Ma allora, no, non voglio sapere chi è l'assassino, che ovviamente non c'è, però da quali materiali, diciamo, esistenziali giunge questo libro? Ma che dalla vita, guarda, scusami, ma io non sto tanto bene adesso. Comunque, ripetiamo il titolo. Compassi giapponesi, sempre Einaudi. Einaudi. È un bel libro con belle fotografie. Delle splendide fotografie di Patrizia Cavalli in prima e in quarta di copertina. Sì. Grazie, Patrizia Cavalli. Sì. PAC. Ciao.